comunicare la fede scada nel fideismo o anche nel fanatismo, è un errore nel quale possono cadere anche i buoni cattolici. Ecco, volevo chiedere a lei se il problema della comunicazione nel caso appunto della fede non sia molto molto importante per favorire il dialogo fra ragione e fede. Grazie. Lì dietro, signora? Allora raccogliamo, facciamo un bel giro di domande. Ne ho ancora tre prenotati, 4, 5. Adesso facciamo tre. Una, poi c'era Marco e poi c'era Don Onerio. Marco Castaglione e Don Onerio. Poi facciamo un secondo giro. Buonasera, sì. Una piccola riflessione. Spesso non si è più capaci di riflettere, anzi si riesce solo ad affermare la propria opinione, senza nessuna attenzione agli altri. A volte la stupidità, la violenza e la litigiosità, il pregiudizio sono contagiosi, ma per fortuna anche dall'altra parte, la saggezza, la bontà, la responsabilità sono contagiose. E noi siamo chiamati a vivere al meglio la nostra esistenza. Mi chiedo, nel mondo di oggi, i buoni possono essere costretti a subire delle cattiverie e gli onesti a patire la disonestà di altri. Che fare? Accettare di essere perdenti o farsi furbi? Rimanere fedeli alla propria responsabilità o approfittare di ogni occasione per vincere? E poi le volevo chiedere un'ultima domanda, signor Monari. Perché le persone in questo periodo si sono allontanate dalla fede? Per ricercare qualcos'altro oppure perché non si pongono direttamente il problema della fede e della religione? Grazie. Grazie. Queste sono domande varie. Buonasera. Io ho 20 anni, sono al secondo anno di giurisprudenza e la mia domanda è un po' personale, nel senso, con quello che studio e con quello che andrò a fare probabilmente nella mia vita, la mia professione, non so se avvocato o cose simili, spesso mi viene mossa la critica che con la mia fede questo non è conciliabile con la legge, che poi è un prodotto della ragione dell'uomo. Per esempio adesso stiamo affrontando il caso dell'inseminazione artificiale in tutta la questione europea e anche il caso delle unioni omosessuali, no? E non è sempre facile conciliare la propria fede con ciò che si studia e con ciò poi che si dovrà forse praticare, per cui a 20 anni non si trova in difficoltà e le chiedo un parere. Facciamo questo giro di domande, dopo ho tre domande su questo versante, facciamo un secondo giro, le ho già prenotate. Facciamo queste prime 5. Allora, provo velocemente se riesco. Come si concilia la ragione e il rispetto dell'altro? Credo in un modo abbastanza semplice. Il rispetto è sempre una persona. E ogni persona umana, comunque sia, ha diritto di essere rispettata come soggetto libero e responsabile nella sua vita. Se sbaglia, ho il dovere di fare notare l'errore e di combattere l'errore. Ma questo non significa niente dal punto di vista del rispetto della persona. Anzi, è proprio perché ti rispetto e riconosco il valore grande che tu hai come persona che non posso accettare una falsità o una cattiveria nel tuo comportamento. Quindi, almeno teoricamente la risposta è abbastanza chiara. Dopo ci sono i casi concreti, allora possono venire fuori dei pasticci di comunicazioni o di contrapposizioni. Però il discorso io lo metterei solo così. Il rispetto riguarda la libertà della persona nella sua dignità, che non è mai da umiliare. Il ragionamento riguarda la verità delle proposizioni dei giudizi e lì evidentemente il confronto deve essere fatto e deve essere con il massimo di chiarezza. Da una qualche parte Maritain diceva che l'uomo dovrebbe avere un cuore tenero e un cervello duro. Il pasticcio dell'uomo di oggi è che ha il cervello tenero e il cuore duro.
bisognerebbe riuscire a, adesso le parole le ha dette meglio lui di quello che ho detto io, ma il senso era quello. Sulla questione della ragione Dante e Luana, eccetera, e della ragione come luogo di incontro tra cristiani e laici, credo che sia verissimo, credo che sia verissimo. Il processo della conoscenza è un processo che ha i suoi passi, che sono passi precisi e che possono quindi essere esaminati e possono essere confrontati. E allora, su quella base, il dialogo tra le persone diventa sempre un dialogo possibile. Possibile non vuol mica dire che i risultati saranno sempre perfetti, ma vuole dire che la comunicazione c'è, la possibilità della comunicazione c'è, proprio a motivo di questa intelligenza dell'uomo. L'uomo conosce a partire dai dati che tenta di comprendere nelle loro relazioni e arriva a dei giudizi che sono motivati. Quando il giudizio è motivato, evidentemente lo si può verificare, è soggetto a critica. E quindi c'è la possibilità di una comunicazione con tutti, per fortuna. Per fortuna. Morin diceva, faceva un'osservazione che secondo me è molto significativa, diceva in fondo le lingue che ci sono nell'umanità sono tanti diversi sistemi di interpretare la realtà. La lingua è un sistema complesso che nasce da una certa visione della realtà nata in una cultura. Dice, il miracolo è che le lingue sono traducibili, che quello che si afferma in una lingua può essere tradotto in un'altra. È vero che la traduzione non è mai una equivalenza piena. E questo è il motivo, è quello che questo nasce dal fatto che le culture sono realmente ricche e diverse, però sono traducibili. Fondamentalmente la traduzione è possibile e questo vuol dire è possibile il dialogo, il confronto, è possibile un giudizio sulle cose che diciamo e sul perché noi le diciamo. Il discorso di Eluana è secondo me uno di quei casi in cui bisognerebbe riuscire a analizzare i diversi piani che si intersecano sul giudizio, perché c'è un piano giuridico che riguarda la legge, c'è un piano medico che riguarda l'atteggiamento del medico, c'è un problema che riguarda la libertà della persona e la sua come si dice, autodeterminazione per quanto riguarda le cure che uno desidera ricevere o che non vuole ricevere. C'è un problema di umanità che nasce dalle relazioni interpersonali. Insomma, è uno di quei casi che è complesso e che bisognerebbe riuscire ad analizzare in tutti i suoi piani, altrimenti c'è il rischio di quello che è stato ricordato, che lo si affronti in modo ideologico. E allora è un pasticcio. È un pasticcio. Se li affrontiamo ideologicamente, cioè in modo che uno ha già la risposta prima ancora di pensare, la comunicazione diventa evidentemente una lotta e non ci si salta fuori. Invece è uno di quei casi che dovrebbe aiutarci a riscoprire che cosa voglia dire essere persone umane, l'umanità dell'uomo, della persona umana. Sul fatto che la ragione possa avvicinare la fede sono perfettamente d'accordo. Io sono convinto di quello che ricordavo all'inizio, che ragione e fede si aiutano a vicenda, si sostengono a vicenda e che una dovrebbe aiutare l'altra a essere più se stessa. Quando le cose funzionano bene, il risultato è essenzialmente quello. Sul discorso della difficoltà della comunicazione che può creare un rifiuto, è vero che a volte la fede può diventare fideismo, e il fideismo vuol dire il rifiuto di qualunque tipo di controllo critico della propria fede. Può diventare fanatismo, e questo purtroppo lo vediamo in concreto. In fondo non c'è da stupirsi più di tanto, perché più una cosa è bella e ricca, più può produrre delle deformazioni.
corruptio optimi pessima, diceva un